matrimonio con mia moglie Chiara è perfetto perché non ci manca niente. Siamo fatti l'uno per l'altra. Viviamo in una pace significativa che ci fa apprezzare ogni giorno l'un l'altro. Cos'hanno quelli che non va? Sono calze? No, niente, quelle vanno benissimo. Volevo quelle blu per abbinare, sai. Giovanni è una brava persona, ma un filino distratto, tanto che come da titolo di questi due film che abbiamo fatto per Sky, Ridatemi mia moglie, perché non si rende conto esattamente di quello che gli sta accadendo intorno, soprattutto del fatto che sua moglie si sia ampiamente stufata di lui e della sua normalità, direi. Sembri un po'... Un po'? Un po' così... stanca, forse. No. Ah, ho capito. Sei distrutta perché sto per partire. Come darti torto, ti capisco. Probabilmente sei innamorata di un uomo gentile, carino, premuroso e attento, ma dall'altra parte le è venuta a mancare completamente la sorpresa della vita. Anche l'uomo che appunto ti sorprende con un guizzo, che ha un'idea. Incredibilmente l'idea ce l'ha proprio il giorno in cui viene lasciato, cioè organizzare una grande festa di compleanno per la moglie, per dire l'intuito anche, no? E il tempismo anche. È inutile spegnere le luci perché Chiara non verrà. Abbiamo messo in piedi tutto l'ambaradario, i cappellini. Il canapè? Chiara mi ha lasciato. I tentativi maldestri e anche un po' tristi. Ma fa le cose che fanno tutti quelli che cercano di recuperare. Si umilia anche perché poi la segue. Cosa da non fare mai. Stop. Lo so che ci sei, c'è il tuo motorino. Che cosa stai facendo? Volevo capire se Marta fa la differenziata, perché se scopro che non fa la differenziata, secondo me tu con lei qui non ci devi stare. Stop. Questa è una delle strategie che Giovanni mette in campo senza capire che forse quello che gli viene richiesto non è quello, ma un cambiamento sostanziale del suo modo di vedere le cose. Avete pensato ad un testimonial, coinvolgere un testimonial che magari allarghi un po'? Sì, ci avevamo già pensato, solo che non è facile avere la loro disponibilità con un così breve preavviso. E se vi dicessi Helmut Fark? Chi? Helmut, l'inventore della cedolare secca.